is it then. Ready? Yeah. Tifa? What's going on? Shh. But now I'm on my way to see Don Corneo. You should head back to Seventh Heaven, meet up with the gang. But... I'll be fine. You've seen how much ass I can kick. Allora, andiamo subito avanti, che il bello arriva dopo, ci sarà un pezzo eclatante. Adesso è solo un ultimo incontro. Ah, ok. Trituratore, annientatore, Trini e Sleeping. Non ho capito l'inglese che significa. Sleeping, vabbè. L'addormentatore è il primo, non ho capito. Triting, trituratore. Oh, bastardo, stavo per fare un attacco, ma ho fermato così. Beh, pure la lesione estremante. Si deve andare a cogliere qualcosa. Buono, battuto. My condolences. Oh, you're taking this rather well. I was looking forward to a little temper tantrum. You bet it all on a toss. Sometimes you get burned by Lady Luck. Every coin has two sides. You're right, of course. Even if they are both the same. And now, I believe I have a prize to collect. Sorry. The madam will have to wait. The Don's demanding that we tack on one more match, it seems. What? If they win out, then you get paid in full. E niente, abbiamo un altro incontro da dover fare. Head back to Madame M's, get you changed, and then it's off to Corneo's. Right. Sorry to be the bearer of bad news, but you still have one fight left. What do you mean? The crowd loved your show a little too much. Strano che voi vedeva male, però boh, non è ne capisco più da tanto. Corneo is going to milk this for as much as he can. Hey, that wasn't the deal. Don't you think I know that? Oh. Ah! Calma. You greedy bastard. Scum-sucking piece of shit-festering asshole! But if you win this match, Corneo will have to accept your victory. And the crowd will make sure he does. So this is the last one? I sure hope so. Guarda che appare mo, Xander. But nobody felt it more keenly than one Don Corneo, who has decided that a bonus match is in order. Quanto è bello le emoticon di emoticon. Il pupazzetto Kibide con Don Corneo. Sono diventati beniamini. Che in teoria tu non l'affronti qua la Hell House. Ok.
Dimmi come ricordo. Sì, infatti penso che Twitch che ha problemi stavolta. A me prima non mi aggiornava bene la pagina iniziale con le persone che seguo e cose del genere. Nella prima run ci ho messo pure io, non un'eternità, ma un po' ci ho messo. Nel senso, io sono arrivato facilmente alla parte finale, ma la parte finale è stata difficile perché volava sempre e con Tifano... Sì, con Tifano, con Aerith non ero tanto in grado di colpirlo da lontano perché non mi piace come colpisce lei. Io non sto pensando a battere, io sto pensando a fargli il coso del 20%, ma troppo lento. No, non ce la facciamo, dai, facciamo una cosa, invochiamo qualcuno. Invochiamo Shiva, dai, faccio vedere Shiva. Non sa qualche altro boss su Stermaun, no. Che palle. Di beghe. Attenzione, non lo cambia. E questo è, dicevo, mo li va lassù. Te lo so dire, più a me piace di più quella di Madonna, non ci ha levato. Abbiamo ammazzato lo cuscino, Madonna. A me piace più Shiva del 15. Però pure questa, dai, è fatta bene. A Shira per esempio piace più questa Shiva qui. You're here. Good. I have everything I need to get started. I'm gonna put Aerith in the most gorgeous dress you've ever seen. It'll be a real jaw-dropper. Aerith, come with me. Oh boy, I can't wait to see the dress. The dress is part of it, sure. But we'll also need to do something about that plain Jane makeup and hairdo. This is gonna take some work. Però è la figlia di una puttana lei, eh? Well, I'll see you later, Cloud. Peek, and I'll poke out your eyes. No, ho sbagliato. Sto tipo lo amo, sì, infatti. Per subito quanto è la merda. Hey, wait for me! So this is it, huh? And what do you two want? I'm here for the precious inspiration you took from the old dude. I need you to go and get me something from the vending machine at the end. You know what? You know. Dipingi una delle tue modelle medicariane cheat. L'ho capita dopo, ma cheat proprio. Anyway, good luck.
don't need a room, but what the hell do you want? That's it. That's the one. It looks like a regular old vending machine. You ready for this? All right. This particular model has secret wear. Well, I can't tell un segreto. You. It's a secret. You just need to tap into your knowledge and expertise, like grab it and whip it out. And then you'll be able to see everything. Quanto sono belli i capelli suoi, li voglio io così. Huh? Is this the sauce? No, tutto. No, che ha fatto? No. Come on, bro. You know there are more hidden buttons waiting to be pushed. Oh. So this is the sauce. Mi sa che non è. It's time. The last button. Quella cosa là. La torta non me la dava. Prima ho c'è un regalo speciale per te, medaglia Mugur, ragazzi, non due. No, allora non era quello. Nessuno è due perché è rimasto estasiato. È bastardo, noi la tua l'abbiamo portata a tutti, se no. Sono più come una volta. Secondo te quale potrebbe essere il motivo? Potrebbe dipendere da come cuocio le cose, da come le conservo, oppure dal forno. Allora, se il livello delle tue materie magiche è alto, puoi dare un consiglio migliore. Io ho tutte al 3 al massimo. Dare la tua opinione al ristoratore. Che cosa succede? Noi abbiamo provato a livello 2, quindi non era proprio il massimo, la galvanica, che gli dice che tipo c'era un problema, mi sembra, al frigorifero, eh? C'era un problema al frigorifero e lui lo ripara, ma dice che non era un granché di problema. Con la cosa ardente dice che forse è meglio perché cuoce meglio le cose. L'unica che non ho provato è quella glaciale, che andrò a provare adesso, vediamo un attimo. No, guarda, posso pure che... Infatti lui dice dipenderà dal congelatore, se gli ingredienti non sono bassi prova a cambiare la temperatura, ha detto lui, che dice non si conservano bene, mi sa che è quella. Ma Johnny si sente comunque male, dice? Sì, che però non andiamo nella farmacia. Esatto. No, niente, ha fatto male lo stesso. Mica quanto gesticola, ma ammazza già. Però dice che è più onorato, forse è la materia a livello 3. Però guarda, questo ti dà... Oh, aspetta, ti ha dato una medaglia a Muguri. Quindi... No, no, non è detto che è proprio perché è a livello 3 la materia. Dici per la cucina da incubo. This dumbass? Ah, loads. I got enough outstanding orders to fill a book. I was about to leave and make some deliveries, but... I'm gonna hurl. Mi posso salvare tre persone. So, let me see. What needs delivery? Here. I need you to deliver these three. A tre persone, ok. E mo posso andare a tutte e tre le cose, perché l'altra volta avevo la materia 2. E può andare solo da due persone. Allora, I've got meds. Let me take a look at you. Mi abbiamo portato un deodorante, in poche parole. Parlare con lui. I've got meds. Let me take a look at you. Anche se in realtà poi succede un'altra cosa nel gioco, qua invece non succede.
ha messo il veleno. That you boys been running all over town looking for this. Am I right? Wait, we have? Hold up. Oh, ma allora è... Oh, shit! The inspiration! La tessera VIP del Honey B è l'ispirazione. Not having it is gonna do you much good, but... Holy mother of... No way! Bro, we gotta get to the honey... I mean drunkards on the double! Fast, bro. Like it's gonna burst right out of my chest. Hey, old dude, we're back. Huh? Who are you? You're no son. That's the film, ma non è il figlio. Think? Oh, my inspiration! You've returned to me at long last. Yo, is that what I think it is? Oh, you bet it is, and it was hard won. A honeybee in VIP card! I knew it! Now make way for the VIP, boys! I don't want to keep my ladies waiting any longer! But first, I should pick up a gift dress! Lead the way, old dude! We are coming! That it for jobs? Not exactly. I got one more favor to ask. You want to get Tifa out, right? What's your angle? Just get your ass to the Colosseum. You'll see. Lovers of bloodshed and mayhem, your favorite champion, Cloud, is back in the ring. Questo manco una materia Clio per fargli male a questi due. This boy may be hot, hot, hot. Going, champ. You were in fine form today. Here's your cut. You earned it. Not here for the cash. Tell me about Tifa. Ah, Tifa. She's something of a bombshell herself, huh? The girl keeps in shape. Boy, does it show. Hey. Sounds like an observation. Anyway, seems like you're serious about getting the poor girl out of her predicament. I could tell easy enough by the way you fought back there. Cut to the chase. Well? No. You helping or not? Never said I would. Opposite even. Getting mixed up in other people's business didn't matter. Tagli arrivato a sprecare tempo, Sammy. As you are now, I reckon you could ride to her rescue without anybody's help. That's the truth. Mo è merito tuo che me l'hai fatte fare, ossavi? Take a deep breath. What about Tifa? I heard Corneo was gonna audition new girls soon. And Tifa's gonna be... I don't know what to do. Well, I do. I'll come too! Hey, Cloud, bro. I can call you bro, right? Posso chiamarti capo? Perché poi bro è fratello. I'm totally relieved that you're looking out for Tifa. Call me crazy, but I have a feeling that I'll just be getting in the way. Go find Aerith at Madame M's. Tell her to wait for me there when she's done. Think you can handle that? Yes, sir! You again? Got a letter of approval right here. Hmm? You know that's only good for women. Ma è solo per le donne, giustamente. Yeah, it's for Aerith. Ma non è qui con te! Oh, that girl you were with. Poveraccia. Sorry to hear that. Well, either way, you're stuck out here, pal. I can't let you in. I wasn't asking for permission. Huh? Wouldn't try it if I were you. Trust me, you don't want to screw up. Un boss. Think about causing any trouble. He'll make sure someone pays for it. And that someone might wind up being the girl you're trying so hard to break out. Or it could wind up being someone you've never even met before. Get it? You're in the Don's world now. Anyway, you've got some time yet. The audition won't start for a while. If you're sure you want to go through with this, then bring the girl and the letter. But if I were you, I wouldn't.
No, ma no. Ma ha dato lo stesso questo del vestito. Vabbè, vabbè, lo vedete con quello elegante. Quante volte lo dovrò rifare sta cosa per fargli scegliere l'abito? Devo cercare qualche guida per vedere come si fa, perché in teoria avevo capito che se facevi in base a quanti soldi davi a lei. According to Madame M, you've caught the eye of a certain fabulous someone, and they'd like to meet in person. To see the Honeybee Inn's Andrea Rodea, and convince him to give you his stamp of approval. You said you didn't want me going alone, right? Well, with Andrea's help, you can join me. Vogliamo prendere la raccomandazione anche per me. What? Ti ci vedo con un bel vestito. Qui c'è uno delle parti della Shinra che sta andando appresso a una petta e muore di infarto. Quella che si preoccupa. Tanto la scena finisce qua. Se tu esci rientri, rivedi lui che riparte e la insegue. Si comincia. Leggerò dopo i commenti perché devo stare attento a quello che pinge lui. Porco Giuda per leggere la chat. Mannaggia a me. Ah, questo è bello io. Cazzo, due bene ho fatto. Come già da che ha 98 anni siamo. No, andiamo avanti, tanto devo farlo contro di lui. Questo qua è difficile. No, già, mi sono distratto veramente, ho visto un triangolo, quello... allora... Deficiente non sa fare un triangolo, sapevo, ho visto... mi ero triggerato con la cosa che hai scritto, lo sapevo, ho visto su Tumblr. Con lo spadone. Meno che ne hanno messo tutto, non lo sai. Infatti, allora ok, te l'avevo detto. Questo è il momento più trash e più bello in assoluto di questo gioco. No, più bello no, perché è qualcosa dopo. Se parte. Oh. Le step up a inizio. Non ce la sto fare. Giada, tu pensa che io ci devo giocare nel mentre? È proprio il livello hard della cosa. È una sfida. No. Quella l'ho presa a culo.
Poi so quello che legge i commenti chat, ti giuro. No! Stavo a leggere i commenti in chat, scemo io. Che merda, lo devo rifare. Che poi sto coglione, non ho salvato prima, che se salvo prima poi me lo faccio per cazzi mia. Stupendo proprio. Sono scioccatissimo quando pensi che questo gioco non può essere più epico e lui ti dimostra che... Ho pensato la stessa cosa quando l'ho visto. Che ballerina, lui sta pensando, se non me la dà dopo questo ammazzo tutti. Cazzo, mi dovrei rifare tutto il capitolo questo qua. Devo salvare prima, mannaggia a me. Ma sembra il prossimo salvataggio, però me lo... Vabbè, mo vedo. Ma perché di nuovo questo vestito? Ho fatto tutto. Che palle. Devo trovare il modo di fare la cosa fatta bene. Che palle. Allora, il giocammolo mi fa piacere, ma il giocammolo per queste cose no. E continua a ballare anche così. Ce ne stanno altri due già, come di Aerith, ce ne stavano altri due. E in teoria quello di Aerith io ho capito che... La vera bellezza viene dal cuore. Che la bellezza non conosce genere. Mi vuole parlare? Parlami, bastardo. Not a word. Not even one? No. But you're so pretty. Non ho fatto il 100% del ballo, però affanculo. Che poi ti dico la verità, questo è quello più bello che gli hanno fatto tra i tre. Perché ce n'è l'altro dopo che non mi piace. A me non mi piace i capelli che gli hanno fatto a lui, a quello dopo, perché già mi sono spoilerati. What's that weird sweet smell? And why do I feel so dizzy? Yes. Come on. Contenti allora del pezzo? Ha rispettato le vostre aspettative? In casa sua posso entrare solo donne per cui... Per giunta carine. No, per giunta raccomandata addirittura. Assolutamente sì. Però no, mi sembra strano che il gioco salvi il fatto che tu la prima scelta che fai è quella dei 3000. You good? Yeah, bit woozy, but I'll manage. Penso che non guarderò più FF con gli stessi occhi. Allora, ammetto le critiche che hanno detto che hanno snaturalizzato Claude in quella situazione per il suo carattere, ma sti cazzi, è troppo bella come parte, non mi frega niente. A me continua, vabbè, ci sta Franci. Sì, infatti. Tu sei matto. But then I realized I'd only be one of three candidates and that if he didn't pick me it would all be for nothing. Then your worries are over, aren't they? Because the two candidates are right here. Right? Right now.
not. You? Me? Cloud? Makes no difference who gets chosen, does it? I don't know, Aerith. It feels wrong getting you involved in all this. Don't even bother trying to talk her out of it. Aww, Cloud gets me. Took you long enough. Yeah, Mocha. Okay, my beautiful ladies, time to line up for the dock. Kind of familiar. We haven't met before, have we? Whatever. All right, y'all good to go? Then let's do this thing. Introducing Walter, most eligible bachelor, the one and only Don Cornado. Ladies. A me invece mi è arrivata come immagine all'inizio e poi mi è arrivata come scritta. Però se vedo la chat di Twitch invece me l'ha dato sempre scritta. Su invece su OBS me la dà l'emote. Shall I pick you? Or maybe you? Quelli di merda, il doppio mento che si risalta con la barbetta così, il pelo villoso, tutte altre schifezze. Pathetic. Non l'ho trovata allora. Tanto normalmente. Quanto va schifo sto uomo. Don't be shy, little kitten. Shimmy on over and give daddy some sugar. No need to play coy. Nobody here but you and me. Sta facendo le foto. Oh, praise me more! Hey, yo, fellas! We got guests, and y'all got first crack at entertaining them. Courtesy of the ever-generous Don Corneo himself. Never forget, the Don provides. Vabbè, sì, era uguale, eh? Non è che è cambiato tanto. Hanno mantenuto molto il design com'era. No, infatti, ma la sente. Tipo quella di un uomo, non l'ha notato lui. Forse perché è un uomo. Ah, ma ha riconosciuto mo. Ciao ciao. Tiferit WrestleMania Edition. Andrea filled me in on the situation. I come bearing gifts with you. Cosa basta già? I'll do what I can to clean this up. Te due sono il mio nuovo duo. Aero. Dai, questo tizio inutile. Vabbè. Allora, andiamo di sotto e fammo il culo a quelli di sotto. Pazzesco.
parla come mangi. Così. Madonna, allora mi ha subito in tensione questa. Però non lo manda in... Ti fai buona pure quando combatti. Lo vedo pervertito, gli ha detto lui a lei. A lei, a lui. E il destro! Una bella pasta asciutta alla romana hai messo come materia, in che senso? Che poi che cos'è la pasta asciutta alla romana? Non l'ho mai sentita, di giù. O meglio, pasta asciutta al termine sì, alla romana non mi viene. È ardente. E niente. Xander, di una vita del mancato Nis, eh? Che ci sta poco ultimamente in chat. Te lo strappo. Sì, ti hanno snaturalizzato Aerith, inizio, lo sappiamo. Shinra. And what were they planning? Some things are better left unsaid. Come può mancarti un infarto? Te lo spappolo. Since Avalanche blew up two reactors, Shinra's decided they ought to stamp them out, home base and all. And I mean stamp out. By targeting the support pillar and blowing it up, the plate will come crashing down. Un po' pure l'effetto sonoro. They wouldn't. Come on, guys, we gotta go. Non offendo. Offendi, like. What is that situation? Oh, I'm sorry. Time's up. The answer lies in the sewers. Quella che non avete detto. No, stavolta non l'avevo fatta perché avevo risposto subito. E allora non le puoi più dire, ti bannano. Buonanotte Franci, tanto ti sei visto il pezzo più bello. Anche se dovrei vedere cosa succede se vado prima da Aerith, perché qua parlano tra di loro, può darsi che qua Aerith parla in altro modo. Notte ti fa amore. How do you two know each other? I saved her. She saved me. Round and round it goes. And that's all there is to it. Sure there isn't something else going on? Chissà perché ci aiuta, eh? Lo saprà. Eccoci qua. Non possiamo dubitativa. Bring it on. Take the lead. I got this.
Ma dici, beh, già. Tanto è sempre è solo un finale. Vabbè, però vedi scene diverse. Oh, ho rotto il cazzo, però, ormai era morto, devo pensarci prima. Quindi con quei due lo mando estremo, ok, mo vediamo il prossimo boss. Tanto qua ormai l'avevo già portato alla fine. Non è che non funziona, stava a due di vita. Due colpi che gli ho dato l'ho stremato. You don't believe that crazy story of his, do you? I don't know. Is Corneo the kind of guy who'd make up shit just to screw with you? I wouldn't put it past him. But if he was telling the truth, then there's still a Sì, ma a me mi serve che arriva alla percentuale 200% per fare le missioni de Hope, là. De Chaddy, come si chiama? Che palle quella missione di merda. Tifa, what is it? I'm pretty sure we can use these tunnels to make our way back to Sector 7. The sewers under Sector 6 and 7 should be connected. If you get in trouble, just follow the stench. Another one of those lessons? An avalanche thing, actually. We use them to move around the undercity in emergencies. Hey, Cloud. Assuming Corneo was telling us the truth, what do you think Shinra's really up to? I mean, they've got to have an endgame. But I can't imagine what it is. Destroying a whole chunk of the city just to get back at us doesn't make any kind of sense. Corneo's lying. He's gotta be. Guys like him do it all the time out of habit. Posso dire la verità, non sono missioni secondarie. I can't stop thinking about what Corneo said. Aspetta, Quando due aspetta. bambini. Ma non tanto, no. Ma no, la cosa per allungare il brodo sono i dungeon lunghissimi. Ah, oddio, sì. Dungeon in me. Quelli sì, ti dico la verità, sono per allungare il brodo. Mi va bene perché mi farmo, ma sono lunghissimi inutilmente. Qua ti fa rompe un po' il cazzo. Passo dungeon qua. Però è sempre bella, quindi sei passato. Sono sempre dal punto A vai al punto B, batti il mostro, se non lo puoi battere subito, leggi quella cosa che ti porta al punto C, che poi dopo ti riporta al punto B per battere il mostro con due oggetti in più. È sempre. Eh no, ma è così! È così! Se stiamo a parlare di queste cose è così, allora. Dimmi la verità. La missione secondaria, a prescindere se non fa parte della storia, allora è inutile, ma a prescindere di tutto, allora, se vogliamo dirla in questo modo, diciamolo in questo modo. Vabbè, pure il 3 è Maxi Zone, effettivamente, se proprio uno deve dirla tutta, sempre Maxi Zone. Qua ad esempio è più bella la frase in inglese, lo carichiamo come un ciocco. Questo per esempio è un altro errore che hanno fatto, perché Claude, che è un Maxi Soldier, che ha fatto prima salti immensi, qua non ce la fa, quando poteva saltare direttamente. Con che credi di parlare? Per me non è lui senza limitazioni, per me è lui con non limitazioni. Oddio, sì, senza limitazioni, ma date proprio dal fatto che così facendo stanno guadagnando un boato. Ma a parte quello, soprattutto quindi,
Ma a parte quello, per me lo stanno facendo apposta perché sono tutti i soldi che gli entrano. Più lui si inventa stronzate, più lui allarga il brodo, più lui lascia buchi di trama, più li possono ricolmare con altri giochi nuovi che faranno pagare e faranno ancora più soldi. Dicesi marketing.